una torta dedicata a uno degli snack più famosi americani. Ha un fondo di sfoglia con arachidi, burro d'arachidi artigianale e sopra una crema ganache al cioccolato vellutato. La torta Reese's. Benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi prepariamo la torta Reese's, una torta americana dedicata agli snack Reese's fatti con burro di arachidi. La prima cosa facciamo il burro di arachidi. Come si fa il burro di arachidi? Si fa tritando semplicemente arachidi tostate, anche salate, va bene, in un mixer fin quando non diventano ben lisce e cremose, come il burro di arachidi. Prendiamo gli arachidi tostati e salati. Mettiamo direttamente in un mixer o frullatore, vediamo che dopo vari minuti diventa da sola una crema. Guardate che spettacolo, molto facile da fare. Questa è la vera crema agli arachidi, invece nel burro di arachidi che compriamo bello fatto ci sono anche altri additivi e grassi che non fanno parte degli arachidi. Prepariamo anche la crema ganache perché si dovrà raffreddare per poi montare. Quindi in un pentolino portiamo a sfiorare il bollore la panna. Quindi mettiamo in un pentolino la panna, portiamo a sfiorare il bollore, non deve bollire eccessivamente, e inseriamo a fiamma spenta tutto il cioccolato all'interno e giriamo finché non diventa una crema. Questo avviene fino al totale scioglimento ovviamente del cioccolato. Voilà, è pronta. La mettiamo in un recipiente ancora tiepida e copriamo con pellicola a contatto in questo modo. In tutti i lati e i bordi del cioccolato. Mettiamo la ganache in frigorifero, nel frattempo prepariamo la sfoglia. Prepariamo la sfoglia, io la faccio a mano in un recipiente, inseriamo all'interno zucchero a velo, potete usare anche zucchero semolato. Mettiamo in un recipiente zucchero a velo o anche potete usare zucchero semolato, il burro e mescoliamo come una classica frolla in questo modo fin quando non diventa una crema e inseriamo il latte all'interno. Fin quando non si scioglie bene il tutto, poi inseriamo gli arachidi tagliate o spezzate anche intere, le ho messe intere perché si frullano poi durante la lavorazione. Inseriamo il tutto e impastiamo il tutto, diventerà come una frolla, guardate, ben solida e lavoriamo un po' sul tavolo, giusto per. L'impasto è pronto, lo possiamo mettere in frigorifero almeno un'oretta prima della lavorazione. Quando l'impasto è ben solido e raffreddato, andiamo a stendere. Raffiniamo un po' con le mani. Io uso questo stampo con fondo rimovibile perché ovviamente per sformare è più facile e anche per constatare la cottura sotto al fondo della torta. Quindi formiamo una striscia di pasta folla, andiamo a stendere ovviamente in modo più tondo possibile, anche aiutandoci con le mani a raddrizzare l'impasto e poi lo mettiamo nella teglia, non c'è bisogno di ungere perché comunque è una pasta che ha all'interno grasso, quindi con l'aiuto della teglia si sformerà tranquillamente. Andiamo a tagliare i bordi, i ritagli saranno minimi in questo caso perché ci servirà tutta la frolla. Andiamo a dare i bordi bene e al fondo e tagliamo sempre la pasta restante. Facciamo salire i bordi se sono troppo spessi e buchiamo il fondo con una forchetta. Adesso inforniamo alla temperatura di 190 gradi per circa 15-20 minuti. Inforniamo al primo piano in basso del forno così si cuoce bene sotto. Quindi quando ben fredda si toglie facilmente. La prima cosa, inseriamo burro d'arachidi. Inseriamo tutta la purea di arachidi all'interno del fondo e andiamo di spatola fin quando non diventerà tutto ben liscio e omogeneo in questo modo. Adesso per la rifinitura montiamo la ganache, ben fredda. Quando la ganache diventerà ben fredda e compatta e anche
e lucida, andiamo a montare dopo tantissimi minuti, ci vorranno almeno 15-20 minuti, se avete una planetaria fate molto prima, e voilà, la ganache è pronta. La ganache è pronta e montata perfettamente. Vado a lavorare con sac à poche, si può fare anche direttamente con una spatola, però io preferisco sac à poche per lavorare meglio, perché sotto abbiamo una base con crema agli arachidi che è molto molle. Quindi con l'aiuto di sac à poche è un lavoro più sistemato, perché ovviamente la crema agli arachidi sotto è molle, quindi se andiamo di spatola direttamente sulla crema si può mescolare il tutto e non viene un lavoro sistemato. Poi adesso andiamo di spatola finché non prendo una spatola più grande e vado a raddrizzare e a far liscia diciamo la superficie. Io ho lasciato una piccola parte di crema ganache, io metto in un sac à poche di carta da forno e vado a fare il contorno. Potete anche evitare, ma mi piace la perfezione. Vado a fare il contorno della torta con questi riccioletti e poi vado a mettere direttamente su un piatto, che la torta è finita. Adesso mettiamo la torta in frigorifero per almeno 2 ore. Con un po' di cioccolato sciolto vado a rifinire e a fare la scrittura "This is". Adesso la decorazione è tutta, diciamo, a piacere personale, vado a fare la scritta classica Reese's, come sugli snack, che c'è questa scritta in questo modo, più o meno, e poi vado a decorare a piacere, metto degli arachidi in superficie con altre decorazioni di cioccolato, come vedete nel video. Ovviamente è tutto personale, capacità personali di decorazione. La torta è finita, ragazzi, guardate che spettacolo, adesso andiamo a fare lo spettacolare taglio e io vado a fare il mio assaggio. A dopo. Ragazzi, veramente un'esplosione di sapori e di consistenza. Abbiamo la croccantezza della sfoglia, chiamiamola frolla, di base, abbiamo la cremosità molto forte del burro di arachidi artigianale, ovviamente senza conservanti e senza additivi e altri grassi che rendono molto stuccoso il sapore, e abbiamo questa ganache in superficie al cioccolato montata, che ovviamente più rimane in frigorifero anche all'esterno in periodi freddi e più si va a compattare tipo una specie di mousse. Mmm.